Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, eccoci tornati in questo nuovo video. Sempre al Conad ho trovato le uova che costano meno di tutto. E allora mi sono detto, perché non farci un altro video di apertura di uova? Anche se, sinceramente, delle sorprese che ci saranno all'interno non saprei cosa farmene, anche perché penso ci siano delle stupidaggini. Come avete visto, si tratta di Paolo e Peppa Pig, Balocco, il barbiere pasticcere e Vanu... Vabbè, lasciamo perdere la mia pronuncia, meglio che non la dico, che fa cagare. Vanuar. Vanuar e Haribo. Uovo da 190 grammi. Uovo piccolino con all'interno... Esatto, le caramelle. Sacchetto di caramelle. Non lo apro perché c'è lo scotch, ho paura che mi si apre il sacchetto e poi devo mangiarle per forza. Comunque sono gli orsetti classici dell'Haribo. Più o meno il prezzo di queste uova si aggira fra i 5, 6, 7 euro. Quindi già per trovare un pacchetto di caramelle va bene, dai, ci sta. Bauli Peppa Pig 150 grammi. Vediamo quale maiale troveremo. Micro uovo di Pasqua. Oh mamma. È tipo quella, non so se qualcuno di voi l'ha mai avuta, quella fotocamera che schiacciate e ci sono tutte le varie immagini. Schiaccio, vedete? Sono immagini a scorrimento. Diciamo che non è una sorpresa che abbia molto senso, no. Forse per i bambini piccoli. E infine abbiamo Balocco, il barbiere pasticcere. 150 grammi di uovo. A mio avviso potremmo trovare dentro forse un personaggino. Vediamo. Speriamo. Se è così. Ah, è uno stampino. Eccolo qua. Abbiamo trovato la scatola del latte. Probabilmente è avariato, è andata male sto latte perché puzza terribilmente di chimico, roba di comunque plastica. Industriale, plastica. È lo stampino. E vedete che si possono fare tutti gli stampini con il latte. Bene ragazzi, noi chiudiamo qui il video. Se vi è stato utile mi raccomando like a questo video e se vi fa piacere seguirci iscrivetevi al canale. E noi come sempre ci vedremo domani con un prossimo video, però davvero per le uova dovrete aspettare Pasqua. Ciao!